Scusate, io adesso comincio a rompere le palle, ricordati che romperò sempre i coglioni con la macchina fotografica qua. Allora, però... oggi è il 4. Oggi è 4 giugno. Siamo in partenza, vabbè da pura, siamo ancora qua al campo sportivo. Siamo in partenza per andare a Malpensa, in quel di Malpensa che ci porterà in quel di Caltanissetta, Palermo. Salve, Giada, non si vede. Ciao Giada, saluta Giada, ciao. Quindi l'appuntamento è da qua a Malpensa. Ritirare la tessera. Allora siamo. Siamo arrivati a Malpensa, guarda. Sorriso, dopo due anni che. Che stronzo! Siamo in aeroporto. Non potrei neanche filmare, ma non me ne frega un cavolo. Ciao, saluta. Ciao. Allora facciamo. Dimmi l'aeroplanino. Aeroplanino, perché è piccolo. No, guarda che bello. Là c'è il capitano. Come bello arancione. Vero, quella di TNT. TNT Traco. Stiamo partendo, forse. Dunque, questo è il finestrin. Come vedete, un effetto ottico di prospettiva della EasyJet, dell'aeromobile. Abbiamo un effetto prospettico. Sarà sì che almeno vedo. Abbiamo un effetto prospettico. Mia moglie, mio cognato, io. Ora sto succedendo. Oddio! Secondo me ti stai inquadrando una ricerca. Cosa sta succedendo? Vedete che ho le apposite disposizioni. Guarda che c'è davvero. Dunque ci stiamo muovendo, vedete, stiamo andando verso la pista di decollo. E la situazione a bordo è tranquilla, vediamo. Saluta sempre Luca. Sempre. Sto facendo la cronaca dell'ala. L'ala è il motore. È vicino Palermo. Puntarelli. Senti che ti ha rotto l'aria adesso. Adesso mo ti voglio. Che spiaggia, oh. Io là fuori. Siamo arrivati. Stiamo uscendo da aeroporto, anzi dal reoporto. Porto di Palermo, Punta Raisi. Questo è l'aeroporto di Punta Raisi, un pezzettino. Siamo arrivati! Ciao! Siamo arrivati! Buongiorno. Buongiorno,
Ma non spostarlo così, con questa, con questa violenza. Violenza. Allora, siamo, non so anche se non sembra dal tempo, siamo in Sicilia. Chiedi il giorno, bisogna sapere il giorno. Che giorno è? Oggi è domenica... Domenica, sì. Domenica 5. Oggi è domenica 5 giugno 2016. Nonostante abbiamo preso una settimana di acqua a casa nostra, abbiamo voluto portarne un po' anche qua. Adesso stiamo andando a fare colazione dalla Giangio, che è la mamma della Giada. Esatto, Giangio e Davide. Io odio uscire di casa senza fare colazione. Io odio. Comunque, fammi dare un po' il panorama. Allora. Qui, come diceva appunto Davide, fratello della Giada, è veramente desolato, perché veramente non c'è proprio nessuno. Per tante persone tipo me potrebbe andare benissimo. Dicevamo, siamo in esplorazione di in quel di Montedoro, provincia di Caltanissetta. Facciamo pubblicità al paesino, paesello. Puccia. Che giustamente Puccio. Arriviamo noi e piove. Sì, ma non ti preoccupare che l'abbiamo già detto 50 volte, ok? E niente, adesso facciamo un giro saluti, essendo noi di qua, che io abitavo qui 10 anni fa, allora facciamo un giro saluti di tutti quelli che conosco. E anche quelli che non conosco. Break gelato. Allora, la mamma cosa ha preso? Pistacchio e nocciola. Pistacchio e nocciola. La Chiaretta? Io ho preso la cosa lì, la granita al limone e quella di gel. Capu, che hai preso? Il limone la mando, la mando. Io ho preso una fotocamera e questo la mangerò qui. Limone e gel. Il balconcino della nostra casetta che non vi abbiamo ancora fatto vedere. Praticamente sono le 8 meno un quarto, siamo per andare a mangiare e faccio vedere un po' di paesello. Non c'è in giro nessuno. No, vabbè, prima c'era in giro qualcuno. E vi faccio vedere un po' della nostra casetta, aprendo magari le tende. Allora, praticamente questo qui è il lettino, un po' di sfatino. Ci sono altri tre letti, ma questa qua praticamente è un mini appartamento, sarebbe fatto per una famiglia. Non fate caso a tutta la roba sparsa in giro. Qui c'è marito. Salute moglie. E questa è la cucinetta, dove possiamo anche, volendo, farci da mangiare, farci il caffè. Qui c'è pure il frigo. Qui c'è un'altra finestra che dà sempre sullo stesso balcone e qui c'è il bagno con la doccia. La doccia.
E niente, se siamo pronti... Sì, direi di poter andare. Ecco, non so se è giusto, se è italiano. Vedete, un po' di gente c'è in realtà. Buonasera. Ciao, ciao. Buonasera. Quadro. Ciao. Buonasera. Allora, sto guardando di qua, e di là. Stiamo inquadrando... Un po' tutto. Monte d'Oro by Night. Teniamo le candele, annunciamo la vostra morte, signore. Oh, adesso faccio la foto della macchinetta. Allora, ora pronto. Abbiamo mangiato di nuovo. Comunque è abbastanza positivo. È solo la quinta volta che mangiamo. Perché è sbilanciata. Se per utilizzare una spada così, ti fai le braccia. E adesso andiamo a bere alle cupolette. Perché se lo tieni così, alle cupolette, che è una specie di centro, dove c'è la piscina, una specie di centro. L'ho detto già, perché tutti i ciovoli, molto d'oro. E niente, posso carino. Tra siti. Buongiorno intanto. È il secondo giorno ufficiale di vacanza, lunedì. Sì, e siamo a noleggiare la macchina e vi facciamo notare che... Alla cellulite, perché è rimasta un po' grandinata. Comunque no, la panda nera veramente sì, tanta roba. Sta di brutto. Tanta roba. Quindi tutto a posto? Siamo... Sì, mi ha detto, no, facciamo tutto dopo. Praticamente potremmo scappare con la panda perché qui sì, oddio, non è che facciamo scappare la panda. No, infatti. Niente, siamo a Serra di Falco al noleggio, adesso partiamo per Agrigento. Andiamo a vedere la Valle dei Templi, andiamo al mare, facciamo tante belle cose. Sì. Tanto cibo, tanta acqua, crema solare, sono un... No, ma non più. Sono lucidissima, lucida, sono una panella. Yeah! Allora, vedete lì uno scorcio di Agrigento, quello che presumiamo sia Agrigento. La parte e siamo in un posto scarso. Sì, siamo alla valle dei Templi. Mare a dietro. Dov'è? Mare là. Wow! Questo è il tempio di Zeus Olimpico? Zeus. No, allora Giove Olimpico. Giove è Olimpico. Zeus. Sì, okay. Adesso siamo all'interno del tempio. Siamo all'interno, qui siamo potete vedere il tinello. Là c'è il bagno, che è il bagno, appunto la boscaglia, che è un po' di intimità. La camera da letto, quello lì è la sala da pranzo. Esatto. Questa è la cucina. Questa è la cucina, sì, vedete, è molto spaziosa, qua. Queste qua erano antiche pentole. Antiche? Vabbè, potrebbe anche essere, vero? Questo è tipo un mortaio, qua, dove si faceva la farina, un pù di farina. Allora, siamo entrati nei giardini della Colimbetra. Qui c'è un bel frescolino. Maure, qui c'è un bel frescolino. Sto da Dio.
siamo arrivati. Salute. Al tempio di Vulcano. Sta funzionando così, sì. Sì. Se lampeggia ogni tanto. Sì, ok, direi. Siamo in onda. Siamo arrivati al tempio di Vulcano. Oh, Efesto. Che lo mette dentro l'ano. Già. E... boh, sono due colonne. Ne? Dai, dimmi quello che mi hai detto prima, chi è che era Vulcano, quello che ha portato. Ah no, Vulcano o Efesto era il forgiatore delle armi degli dèi. È quello che ha forgiato la folgore di Zeus, il tridente di Poseidone e la falce di Ade. Siamo all'interno del tempio. Siamo infatti all'interno del tempio. Notare lì tutti i bei mattoncini a vista. Anche se mi sembrano un po' troppo nuovi. Tu che ne dici, capo? Quali? Quei mattoncini lì che ci sono a vista. Cioè, quelli. Ma secondo me no, sono quelli. Sono quelli? Sì. Abbiamo appena preso una clementina che poi si è scoperto un'arancia rossa. E un succo di la Giada e la Chiara stanno provando. Com'è? Buono. E così dopo 2 minuti morirono. Vincitore vecchio. Perché lì ci sono le capre. Abbiamo le capre. Una bella manifestazione. Sì, è stata una bella manifestazione. Perché la capra è l'animale più bello. Dopo la donna. Col pelo lungo. La donna. L'animale. La donna. Il becco. È piccola però è caratteristica. Siamo alla Scala dei Turchi, al bar. È bello, è molto bello tra l'altro. Volevamo far vedere la vista che c'è dall'Ubar. Scarsa. E niente, adesso andiamo a mangiare perché sono le 2:00. Sono le 2:30. E abbiamo fame. E prendiamo l'ombrellone. Notare la grandezza del cucchiaio. Tipo Caritas. Siamo tipo la Caritas qua, vedete. Corpo di Cristo. No. Corpo di Corpus Domini. Ora pronomis.
quella dei turchi, perché non l'abbiamo ancora vista. Cioè, io l'ho già vista prima. Infatti già l'abbiamo avuto anche prima. Però non abbiamo ancora fatto foto. Solo che adesso con questa luce contro non è che si veda tanto. No, non è che dobbiamo andare fino alla scuola. Momento aperitivo. Verde. Momento aperitivo per le donne e capu. Pane e panelle. Pane e panelle. Pane e panelle, buonissimo. Dovrebbe fare intervista al tizio. Per me è Luca invece un fantastico panino con salsiccia e cipolla. Per la serie rimaniamo leggeri. Sentiamo il giudizio del commensale. Che buono. Me. No. Fega. Fega. Dobbiamo fare i nordici. Fega. Buono? Buono. Buono.